Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Siamo arrivati al primo update di Studio One 4, il 4.1 appunto, che oltre a correggere alcuni bug, come di consueto introduce anche delle nuove features, in maniera assolutamente gratuita. Vi ricordo infatti che a differenza di tantissime altre DAW, Studio One introduce spesso all'interno della major release delle feature estremamente professionali, oppure dei nuovi plugin o dei nuovi instruments. Nel caso specifico, nella versione 4.1 troviamo infatti ora la possibilità di lavorare all'interno della tempo track in maniera assolutamente flessibile con gli stessi parametri che troviamo all'interno della programmazione standard. Possiamo innanzitutto modificare il range su cui far lavorare la tempo track con un minimo di 60 bpm fino a un massimo di 240. Nel nostro caso stiamo in un brano che va a 114, potremo mettere anche 150. In questo modo la nostra tempo track sarà più semplice da modificare. Per cui all'interno della nuova tempo track possiamo inserire dei punti e modificarli in maniera estremamente flessibile, lavorando anche sulla curva in maniera meno lineare e quindi non più costretti a lavorare in forma scalare come avveniva prima. Questo ci consente anche un rallentamento sul tempo in una forma più logaritmica. Le funzioni di export AF ora includono anche la possibilità di creare un embed audio, la conversione delle tracce stereo in tracce mono, questo per rendere l'AF più compatibile con alcune piattaforme, ad esempio Pro Tools, l'export PAN, che viene incluso nell'ultima release del formato AF e che possiamo togliere o aggiungere in base al tipo di piattaforma che poi potrà riconoscerlo, oppure il legacy mode per poter esportare il formato AF nella prima versione, la 1.0, perfetta quindi con l'uso di piattaforme più vecchie come ad esempio Digital Performer. L'altra novità veramente interessante è l'introduzione della pipeline XT in formato stereo ed in formato mono, dove troviamo Automatic Latency Compensation. Questa volta infatti non dovremo far noi, in questa release infatti non è contemplato l'invio del ping che viene fatto in maniera assolutamente automatica. L'interfaccia può essere cambiata come vediamo in questo switching su diversi colori. Abbiamo una nuova visualizzazione del meter e l'aggiunta del pulsante della controfase direttamente nell'uscita. Il delay compensation è stato incrementato da 5000 samples a 32000 samples. Ora la pipeline stereo supporta anche il send mono senza la perdita del secondo canale. Questo è particolarmente utile per chi utilizza processori esterni come reverberi digitali o pedali per chitarra, dove abbiamo spesso un send mono e un out stereo. La sezione centrale raccoglie le fotografie degli strumenti che noi abbiamo in formato hardware, questo per poterci ricordare velocemente i settaggi applicati all'hardware esterno, una sorta di snapshot loader. In questo modo potremo quindi avere a disposizione una visuale dei preset utilizzati all'interno della pipeline, quindi della song. Inoltre, attraverso il pulsante di Notes possiamo aggiungere delle note relative proprio al settaggio, in cui ad esempio potremmo scrivere come il Maselec abbia un input di meno 9 dB ad esempio. Durante il play possiamo attraverso i sensibility vedere comunque l'effetto del segnale processato e non. Dargli un nome al Maselec MLA2, impostare gli input e gli output, dopodiché salvare il preset attraverso il pulsante di Store Preset, lo chiameremo Maselec Blade Runner Team. In questo modo potremo ricaricarlo velocemente all'interno della nostra pipeline e scegliere appunto, in base alle song, il settaggio che abbiamo già utilizzato in altre song. Sicuramente uno dei migliori improvement per la nostra pipeline. Un'altra nuova feature fa riferimento invece al recording relativo al note repeat. Ora abbiamo qui sotto l'icona sostituita con un ingranaggio dove possiamo scegliere la possibilità di usare il note repeat attraverso funzioni più dettagliate, come ad esempio il single note o la possibilità di scegliere la suddivisione del note repeat direttamente da questa finestra.
utilissimo in fase di composizione MIDI. Vedremo poi in un tutorial a parte come utilizzarlo al meglio. All'interno delle preferenze troviamo ora la funzione QMix Mute Follow Channels. Questo ci permette di continuare a lavorare all'interno del mixer senza influenzare il QMix in cuffia. In questo modo possiamo mettere in solo anche i canali, evitando quindi di metterli in solo anche nell'uscita delle cuffie. Di default viene attivato, ma possiamo anche scegliere di non utilizzarlo. Le external device hanno subito un cambiamento relativo all'interfaccia. Lo vediamo attivandole in questa posizione e troviamo appunto un nuovo tipo di interfaccia grafica per poterle utilizzare più semplicemente. Abbiamo già visto in altri tutorial come programmarle relativamente agli strumenti e agli instruments assegnabili. Sotto Windows è stato introdotto anche il sistema DPI Scaling Option per i plugin di terze parti. Questo è un improvement a livello grafico per chi utilizza i plugin, potendone scegliere la dimensione custom. Sempre in Windows è possibile quindi abilitare la High DPI Mode Option. Questa è la sequenza degli aggiornamenti in arrivo con Studio One 4.1. Consiglio a tutti gli utenti registrati di scaricare appunto l'ultima versione, perché non contiene soltanto queste nuove feature ma anche un considerevole numero di bug fixing. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!